Cattolico, si è provato Berenek, però riapre ancora il gioco l'Ungheria, rientra intanto Povo dopo la sua espulsione, c'è la rete del vantaggio ungherese, Frank Tot, sono due fratelli Tot, micidiali entrambi, e c'è la controfuga, c'è la controfuga azzurra, nota Angelini, nota veloce, ha un buon tiro, sì. Carica la parte opposta, Pomiglio, no. C'è però ancora l'intervento risolutivo, ma la rete del pareggio, la rete del pareggio, l'ha segnata Amedeo Pomiglio. Bravo Pomiglio, poi appoggiarlo in forza. E l'esultanza questa volta è tinta d'azzurro, un'altra espulsione hanno dato. Perché l'Italia è in pareggio, uno pari, però se l'uno in meno è la rete, Schiaffia Monostori, non da scampo, è andata di lusso. Si può ragionare di nuovo perché l'Italia è riuscita a tirarsi fuori dalle secche per il momento. Un'altra espulsione. Ancora lui in più. È andato fuori Laszlo Tot, il centroboa. E la rete! La rete del pareggio. Filippo ha fatto in maniera perfetta la cosa che intanto nuota Vince, Balas Vince. Carica parte opposta per Tot. Dala, fa girare la palla per l'altro fratello Tot, il mancino, tra tre secondi saremo l'altra volta in parità, adesso dobbiamo ancora Frangone, Zot Varga che è andato dal cambio all'altro Tot, l'Italia ha recuperato, Angelini, Di Bellini ha già segnato voli importanti. Vedi. E lo fa ancora, trova l'angolo giusto, il figlio d'arte. Fuori Benedek, Pomiglio, Ghibellini, Pomiglio, qualche difficoltà, Postiglione, per Bovo, il tiro e la parata, ma ancora l'Italia va in vantaggio, è stato Francesco Postiglione. Stanno un po' maltrattando, è vero, gioco duro sì, ma non ci sembra il caso di fischiare un'espulsione su ogni fallo. Questa volta pure calcaterra e non si può fare, perché quando si fa tirare a 48 da giocare, è andato per 20 secondi fuori Tamas Casas, il giocatore più giovane del torneo. Vediamo come sfrutterà questa occasione in Italia, momenti difficilissimi, Sottani. Un gol per lui in questo europeo. La botta che trova l'angolo giusto. La botta che riporta l'Italia in vantaggio. Purtroppo non è entrata. Non ci sarebbe arrivato Dotan Kosce, ma questa è magra consolazione. Perché lì l'Ungheria nota col possesso di palla e con l'uomo in più. Ancora una volta un'espulsione contro la squadra azzurra. E ancora una volta ci castiga Zot Varga. È la seconda volta. Siamo carichi di palli. Quando si viaggia a metà gara. Tot quasi invitato a tirare, carica per il mancino, Tot, Varga, e lui, Tamas Casas, a realizzare, torna a giocare, 4 secondi e 4 decimi per cercare di raggiungere il pareggio. Siamo in più, eh? Eh sì, il tiro di Pomiglio probabilmente. Rigore. Il 4 metri netto. C'è stato il fallo. Bravo. Eh sì. Troppo fuori sta. Pomiglio, il tiro, la rete del pareggio. Sei pari allo scadere. Grande Italia. Questa volta ad andare fuori per la seconda volta è proprio Temellini. 20 secondi in superiorità per l'Ungheria. Dala dalla parte opposta, il tiro devastante ancora una volta di Tamas Casas, eccolo lì, idea di Temellini provare il primo palo, si torna in parità numerica, occasione sprecata, eccolo ancora una volta, non la fare, ma se Pomiglio grande Pomiglio, eh sì, sette pari. Ancora una volta Ilani ha un gran tiro. Espulsione. Attenzione perché sul centro boa calcaterra c'è ancora il fallo. E l'Italia ha una palla importantissima. A 1.38 dal termine del terzo tempo. Angelini, va la rete! Nuova l'angolo che lascia
di stucco, lascia in stucco Jordan Gosse, là in acqua, mentre nota Silipo, bisogna giocare questo pallone importante, sì. Italia che ha un gol di vantaggio a 5.58, l'uomo in più. Gemellini, il la siglata al gol di Gemellini. Vediamo Gemellini, no, Filippo, la sua prima rete. Lui fuori. E va fuori Temellini, anche per lui la terza espulsione non rientrerà. Gara finita per Temellini e Bovo. 3.14, non passa il tempo. Giorgiosi. Scott. Benedek trova l'angolo opposto. Trova l'angolo opposto rispetto a quelli. Angelini, vuoi in più? È andato fuori Casas, 20 secondi preziosi col possesso di palla. Angelini, Sottani. Sta per rientrare. Di Bellini, Filippo. Silvi! Rete! A 37 secondi! Carlo Silipo! Carlo Silipo!